TG Mattino, ben ritrovati in questo giovedì 26 di novembre. Ovviamente coronavirus, ma anche l'argomento legato alla violenza sulle donne in primo piano sui quotidiani regionali, ma tanto sport in questo nostro appuntamento con la rassegna stampa di TRG. Nella seconda parte vedremo quello che è successo tra Gubbio e Triestina con le parole di mister Torrente e di uno dei protagonisti in campo, ovvero Pasquato, della vittoria la prima casalinga del Gubbio stagione, ma faremo il punto anche sulla Sir Perugia tornata al successo in terra lombarda espugnando 3-1 il Palalido di Milano. Però nella prima parte ricorderemo, e lo faremo anche parlando dei suoi trascorsi umbri, Diego Armando Maradona, venuto a mancare proprio ieri el Diez. Ma ora partiamo subito dal Corriere dell'Umbria. Tornano in classe le prime medie, recita proprio in primo piano nella testata il quotidiano. La decisione condivisa ieri in giunta regionale sarà ratificata dopo la riunione del CTS didattica in presenza a partire da lunedì. La foto centrale riguarda Assisi, grandi eventi di Assisi, focolai di contagi. L'epidemiologo dell'Università di Perugia Stracci ha rilevato che la beatificazione di Acutis non è stata sottoposta al CTS. E poi ancora, reati in calo tranne quelli nei confronti delle donne. L'analisi del questore di Perugia per la giornata internazionale contro la violenza di genere. L'Umbria si tinge di rosso in ricordo delle vittime. Intanto a Perugia AFAS e Croce Rossa con farmaci a domicilio. Sempre da Perugia trasporti, il comune chiede 800.000 euro. A Terni invece la cronaca in primo piano, trovato morto un 59enne con un coltello nell'addome. Quindi da Foligno, X Factor, in Melancolia, partono favoriti per quanto riguarda il talent di Sky, qui proprio in foto i tre protagonisti, i componenti della band Folignate. Ancora cooperativa per salvare la Treofan, si legge sempre nella prima pagina per quanto riguarda Terni. E poi nel taglio in basso le notizie di carattere sportivo: addio grande Diego, è morto Maradona, l'artista del pallone. Non un lutto, ma il lutto per quanto riguarda il mondo del calcio. Ancora volley, riscatto Sir, Milano KO e finisce 3-1, Perugia di nuovo grande. Grifo, Melchior ritorna con Murano, Fere, Falletti, Partipilo, coppia d'oro, parlando ovviamente di Perugia Ternana. E poi il Gubbio si sblocca in casa, affondata la Triestina, finisce 1-0. Come detto, ne parleremo nella seconda parte di TG Mattino. Andiamo dunque sulla nazione regionale. La guerra infinita, si legge nella fotonotizia centrale. Non calano i ricoveri, ospedali sotto stress. Appena sopra, violenza sulle donne. L'Umbria dice no, nasce un centro d'ascolto anche all'università. Presentate aiuti concreti e iniziative in tutta la regione. Intanto Serse Cosmi, ex tecnico del Grifo, rivela: anch'io positivo al coronavirus, è stato un anno terribile. Quindi dalla regione, prime medie, basta didattica a distanza, da lunedì si torna tutti in presenza. Ancora Città di Castello, aule troppo strette, la classe si sposta, le lezioni ora si fanno nella Pinacoteca. E poi nel taglio in alto si ricorda proprio El Diez, Diego Maradona, quando venne a giocare al Curi riuscimmo a fermarlo, il ricordo di Amenta nella gara del 1984 in Coppa Italia, appena arrivato in Italia. Poi vedremo proprio questo a breve. Intanto lo scandalo delle toghe nei box in basso, Palamara, testimone in procura, l'ex PM sentito su altri fascicoli di indagine, al via l'udienza preliminare dal giudice. Ad Attigliano, dunque nel Ternano, trovato morto con un coltello piantato nel petto. L'uomo era sulla strada in un lago di sangue e gli inquirenti credono si tratti di suicidio. Passiamo dunque al Messaggero. Il virus rallenta la presa, ma il rischio ora è l'influenza. De Fino, di fatti della USL Umbria 2, dichiara: si teme un picco influenzale prima di Natale. Il giallo dei degenti negativi all'ingresso in ospedale e poi risultati positivi. Ancora il ricordo di Maradona tra Perugia e Terni, prima volta al Curi, poi è stato anche al Liberati. Per quanto riguarda il confronto con il comitato tecnico,
per decidere sull'ordinanza regionale, ne parla ancora il messaggero, si deciderà nelle prossime 24 ore. La didattica a distanza e racconti tragicomici, un reportage proprio all'interno del messaggero, e ancora caos procure, cittadini in campo contro Palamara, associazioni perugine contro l'ex PM accusato di corruzione. A Perugia, Fontivegge, pusher in giro dopo le 22, dunque dopo il coprifuoco. Quindi sempre da Perugia, assalto e bonus, spesa, ma scoppia anche il caso sfratti. E poi Perugia, uomini che odiano le donne già a 20 anni, si legge per quanto riguarda sempre la giornata contro le violenze di genere. E poi da Terni, affido dei figli, progetto pilota. Se ne parla sempre per quanto riguarda le pagine ternane. Nel taglio sotto la testata le notizie di carattere sportivo: Perugia resta centrocampo ma Bianchimano colpito duro, quindi ancora il torneo del tennis, circuito dell'olio, oltre al tennis quest'anno ci sarà anche il padel. Sir, i Block Devils sono tornati, vittoria netta Milano 3-1, ricordiamo che ha vinto anche il Gubbio ieri in Serie C per quanto riguarda le notizie principali sportive. Bene, vediamo allora anche ora il nostro solito tour online, prima di passare alle notizie in primo piano e al ricordo di Diego Maradona, scomparso ieri all'età di 60 anni per un arresto cardiaco. TRG Media.it apre proprio con la vittoria del Gubbio con la Triestina, decide un autogol di Maracchi, anche se è stato pasquato a battere la punizione con forse anche un tocco di Gomez di testa. Rosso blu quota 11 in classifica, Torrente, miglior prestazione stagionale, avanti così. Poi lo sentiremo il tecnico rossoblu assieme proprio a Pasquato. C'è la Sir Perugia che torna a vincere, Milano è spugnata 3-1, tutte le altre notizie con il nostro archivio video sempre aggiornato da oggi. Poi troverete anche l'ultima puntata di Link da questa sera dedicata proprio a Don Angelo Maria Fanucci, che è andato in onda ieri sera su TRG. Bene. Questo per quanto riguarda dunque trgmedia.it. Umbria 24 invece che apre proprio con le quasi 500 donne in Umbria che si sono rivolte nel 2020 nei centri antiviolenza, fenomeno gravissimo, dunque aumentano le chiamate al 1522. Addio Maradona, la marcatura di Benedetti, la pazza idea di Gaucci, si legge anche sul Umbria 24. Quindi PD, l'ex presidente della Toscana Rossi, nuovo commissario del partito umbro per quanto riguarda anche la politica. Vediamo allora anche tutt'oggi punto info per dunque esaminare cosa titola in primo piano anche il portale informativo, che apre proprio con la situazione del Covid in Umbria. Scendono positivi e degenze, 386 nuovi contagi, intanto ha trovato un cadavere con coltello piantato nell'addome, mentre dai territori a Spoleto milioni persi per le strade, a CSP attaccano la giunta. Poi ancora Covid, in un giorno guariti il doppio dei nuovi contagiati, si legge sempre su tutt'oggi.info in primo piano. Vediamo allora anche Umbria On per chiudere il quadro dei portali informativi online e passare dunque ai quotidiani cartacei, sempre ovviamente in versione digitale. Umbria On che anche qui apre con la situazione legata al coronavirus, ancora più guariti che nuovi casi, 8 però di nuovi decessi nelle ultime 24 ore in attesa dei numeri odierni. Madre omicida Terni, l'appello toglie 2 anni di carcere da 16 a 14, Attigliano trovato morto con un coltello nel petto, e poi anche il caso Treofan, parte la controffensiva, esposti e controlli, 75 giorni di tempo per cercare di salvare il polo chimico ternano, ricordiamo, dopo la messa in liquidazione. E allora ci siamo per partire con i quotidiani, pagina nazionale, e praticamente tutti oggi ricordano, commemorano Diego Armando Maradona, scomparso proprio nella giornata di ieri per un arresto cardiaco. La Nazione lo ricorda così: adios Diego, il genio del pallone che ha segnato un secolo
secolo, ora il calcio piange il più grande di tutti, morto a 60 anni per una crisi respiratoria, titola esattamente La Nazione, la gloria, gli eccessi, la caduta, leader in campo e icona anche dopo il ritiro. Chi quando alzò la Coppa del Mondo con la sua Argentina nel 1986 a Città del Messico, dunque anche una rock star del calcio per i suoi eccessi, ma fu lui a portare Napoli a vincere per la prima volta lo scudetto. E allora noi ricordiamo in questo appuntamento con TG Mattina proprio ciò che è stato Diego Armando Maradona, proprio ricordando anche i suoi trascorsi in Umbria. Uno in particolare era lo stadio Renato Curi di Perugia, era l'estate del 1984, dopo pochi mesi dal suo avvento a Napoli, finì con Maradona ben tenuto da quel Perugia allenato da Aldo Agroppi. Poi rivediamo anche alcune delle immagini più celebri che hanno segnato la straordinaria carriera del Diez nel servizio curato da Pietro Cuccaro. A metà fra uno struggente tango argentino e un ritmo incalzante da ballare palleggiando. Life is life. La vita di Maradona è stata tutto questo e tanto altro. Anzi, forse di vite, il Pibe de Oro ne ha vissute più di una, qualcuna di troppo, visto che il suo cuore non ha retto un mese dopo aver compiuto 60 anni, dopo essere caduto mille volte per i calci presi in campo e quelli nella vita, sempre controcorrente. Appena 3 settimane fa era stato operato per un edema al cervello, ma da qualche tempo si vedeva che il suo fisico stava cedendo, schiacciato dal talento e dalla personalità, schiacciato dal personaggio, che è molto più grande dell'uomo, capace di farlo entrare nel mito, ancor prima della morte. Impossibile tracciarne un profilo, quasi pleonastico, visto che le sue gesta sono state celebrate in mille modi, anche mentre era in vita. Onore concesso solo ai grandissimi. Ci limitiamo a ricordarne il rapporto con l'Umbria, che cominciò prestissimo, fin da quell'estate del 1984, quando il Napoli lo strappò al Barcellona e Perugia, in Coppa Italia, fu il primo palcoscenico non campano a vederlo protagonista in una partita ufficiale. Era la terza giornata del primo girone di Coppa Italia e finì 0-0. Il Pibe de Oro fu marcato da Benedetti, che lo costrinse ad una prova opaca, riuscendo a non farlo segnare per la prima volta. Al termine, Diego regalò la sua maglietta al figlio di Aldo Agroppi, allenatore di quel grifo, che quel giorno faceva il raccattapalle. Appena un anno dopo, Maradona realizzò a un perugino, Stefano Tacconi, portiere della Juve, quello che forse è il più celebre dei suoi gol italiani, una punizione a due con barriera vicinissima e traiettoria ai limiti delle leggi della fisica. Si giocava al San Paolo di Napoli, stadio che molti, adesso, vorrebbero intitolargli. In quella squadra, in quel Napoli, c'era Salvatore Bagni, ex bandiera del Perugia, con cui Diego ha sempre avuto un rapporto speciale, anche dopo aver lasciato il calcio. Fu lo stesso Tacconi, alla fine degli anni Ottanta, ad organizzare una partita di beneficenza a Liberati di Terni, appuntamento a cui Diego non si sottrasse, al contrario di molti altri campioni del tempo. Quando c'era da fare del bene, lui non si tirava indietro, davanti alle telecamere, ma soprattutto lontano dai riflettori. Nel marzo 91, dopo 2 scudetti, una Coppa Italia, una UEFA e un'amarissima eliminazione inflitta alla nazionale di vicini, lasciò l'Italia dopo la positività alla cocaina. Ci provò Luciano Gaucci, a metà anni 90, a farlo tornare. Annunciò di essersi accordato col più grande di tutti. Se risolve i suoi problemi sarà nostro, disse. Il sogno non si realizzò ed entrambi, Big Luciano e Re Diego, se ne sono andati in questo maledetto 2020. Salir campeón.
era doveroso partire proprio in questa rassegna stampa con il ricordo di Diego Armando Maradona, deceduto ieri a 60 anni, ricordando anche nel bellissimo servizio di Pietro Cuccaro i suoi trascorsi umbri, non solo a Perugia ma anche a Terni, come abbiamo visto, rivedere alcune delle immagini che hanno caratterizzato la storia del DS, del numero 10 per eccellenza, del giocatore più grande di tutti i tempi. Ora cambiamo argomento, passiamo il rebus delle vacanze per quanto riguarda quello che sarà il Natale. Tampone per chi passerà il Natale all'estero, coprifuoco allungato, ma lite sulle regole. L'intesa sul prossimo DPCM non è ancora stata raggiunta, tutto rinviato a oggi. Gli spostamenti saranno vietati anche tra regioni gialle, riporta proprio la Nazione. Il ministro Boccia: sappiamo tutto, ci aspetta un febbraio con molti morti, ha dichiarato. Nessuna deroga, chi rifiuterà il prelievo sarà messo in quarantena. La messa della vigilia rischia di saltare, a confermarlo anche il Premier Conte. Al momento il coprifuoco alle 22 vale anche per la messa della vigilia, ha detto proprio Conte. Cenone slim, massimo 6 invitati per quanto riguarda dunque anche i banchetti natalizi. Verrà allungato intanto l'orario dei negozi dal partire dal prossimo 4 dicembre proprio per evitare assembramenti, e poi ricongiungimenti ridotti al minimo. Questo per quanto riguarda appunto anche gli spostamenti, che saranno limitati allo stretto necessario, dipende comunque dai contagi, ha chiarito il ministro Speranza, mentre gli impianti sciistici restano chiusi. Ancora calano i ricoveri, cambi di colore, la Lombardia spera. Il virologo Pregliasco: le misure funzionano, anche il Piemonte potrebbe diventare arancione e l'Umbria ovviamente spera di tornare gialla. Scuole aperte e scontro invece, tutti divisi sul 9 dicembre. La ministra Azzolina vorrebbe riportare gli studenti in aula, i governatori no. Non c'è accordo sulla data, resta il nodo del trasporto pubblico in sicurezza. Da parte dei sindaci la richiesta delle città metropolitane: più autobus, migliori protocolli sanitari e orari scaglionati per quanto riguarda la situazione scolastica. Passiamo alle notizie di carattere squisitamente regionale. Prime medie in classe da lunedì, c'è il piano con scuole e comuni, titolo il Corriere. La giunta regionale ha stabilito di approvare il rientro graduale, la decisione sarà ratificata dalla governatrice alla luce dei dati epidemiologici, dopo l'ultima riunione del CTS. Curva dei nuovi positivi ancora in calo, intanto proprio un grafico che testimonia proprio il bilancio completo dell'infezione oggi sul Corriere. E poi le parole del assessore alla salute Coletto: potremo essere in zona gialla, ha dichiarato. Anche Gimbe certifica la marcata riduzione della propagazione del virus nel cuore verde d'Italia. E poi le parole invece dell'epidemiologo Stracci: grandi eventi diffondono i contagi. Infatti, secondo Stracci del comitato scientifico, la beatificazione di Acutis non è mai stata sottoposta al CTS. Per quanto riguarda anche le criticità della catena, problemi evidenziati per gli arrivi e le partenze, dati più alti che altrove nell'assisano, percentuale di infetti sopra la media. La diocesi però di Assisi si difende, data scelta dalla Santa Sede. Per Don Provenzi il virus non si è propagato per la venerazione di Acutis. Andiamo dunque al nuovo tracciamento per gli asintomatici, parla la professoressa Elena Stanghellini. Abbiamo presentato un progetto con la Società Italiana Statistica, ha dichiarato dunque. Mentre, tornando a quella che è stata la giornata contro la violenza di genere, violenze insostenibili a Perugia, negli ultimi 2 anni una denuncia al giorno, ieri manifestazioni in tutta la regione per il 25 novembre. Il questore di Perugia: calano tutti i reati ma non quelli contro le donne, ha dichiarato. Nel 2019-2020 all'Arma di Perugia ha presentata una denuncia al giorno, sottolinea proprio il Corriere. E adesso 3 nuovi centri proprio per aiutare le vittime di femminicidio. Quindi all'Università Sportello Antisoprusi il rettore: nessuno si senta più solo, il servizio sarà attivo ogni giovedì, è nato dal gioco di squadra di docenti ed associazioni. In foto il magnifico rettore Oliviero. Passiamo alla Nazione. Perugia e Terni, i ricoveri non calano, gli ospedali restano sotto stress, non diminuiscono ancora i pazienti nelle due principali strutture della regione, i reparti sono al limite, va un po' meglio negli altri nosocomi, mentre la curva del contagio scende per il terzo giorno consecutivo. Chi proprio una tabella con i pazienti Covid ricoverati in
Umbria, a Perugia 124, 21 in intensiva, 121 a Terni, 23 in intensiva, a Branca 11 in numero dei ricoveri per quanto riguarda la zona grigia dedita ai pazienti Covid. Il tasso di positività si conferma sotto il 10%, i positivi sono adesso meno di 10.000, si legge sulla Nazione. Scuola, le prime medie tornano in classe da lunedì, oggi dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale da parte della Regione. Umbria arancione, ma il traffico non cala ancora sulla Nazione, nessuna variazione di rilievo dopo l'ordinanza regionale e l'ultimo DPCM. La mobilità di uomini e mezzi di poco inferiore a quella di gennaio. Gennaio segnala proprio il quotidiano. Meno gente in giro il sabato e la domenica, resta scarsa la correlazione tra i PM10, le polveri sottili e le restrizioni, influisce di più l'alta pressione per quanto riguarda la situazione dello smog nel weekend. Intanto Umbria fiere, situazione grave, il presidente Bogliari, non si comprende bene il valore del comparto. Ancora, mia madre è ricoverata in una RSA, la voglio riportare a casa con me. Oggi Desirè Porretta protesta davanti al tribunale, gli anziani sono prigionieri e condannati alla solitudine. Le parole anche dell'ex trainer del Perugia, Serse Cosmi, un anno da dimenticare. Il tecnico perugino racconta, vengo da due shock, prima il grifo con la retrocessione, anche il suo esonero, prima proprio della discesa in C e ora il Covid è positivo, difatti il tecnico di Ponte San Giovanni. Intanto lo shopping va sulle note di Umbria Jazz, l'idea di trasmettere musica natalizia legata alla storica manifestazione. L'assessore Giottoli, ci stiamo lavorando, ha detto. E poi gift card, sconti, acquisto online e sportello per consulenze, ecco i nostri assi. Il Quasar Village rivede le strategie di vendita, Zetti bisogna cambiare. E poi Oliviero, non c'è più spazio per i vigliacchi, nasce lo sport Sportello antiviolenza, l'Università di Perugia, punto di ascolto il giovedì, gestito dalle associazioni di volontariato. La pandemia raddoppia i casi, raccolte d'allarme, 660 denunce, con il Covid aumentano del 50% di richieste di aiuto, si coronano di arancione le caserme dei carabinieri e l'iniziativa I Palazzi Illuminati di Rosso, una diciamo iniziativa che c'è stata un po' in tutta la regione. E poi ancora Palamara, testimonia in procura su altri casi, al dell'udienza preliminare al capitolo. I PM modificano il capo di imputazione, chiesta la riunione con il procedimento contro appunto l'ex magistrato. Intanto i PM hanno sentito l'ex PM in relazione ai nuovi fascicoli di indagine, si legge. E poi ancora rifiuti, Perugia è più cara di Terni, una famiglia paga 370 euro annui. Indagine da parte di Cittadinanza Attiva, nella conca il costo medio della TARI è di 249 euro, aumento medio del 4,7%. In Umbria quest'anno i rincari sono stati del 2,8%, migliora la quantità di differenziata. E poi vigili, unità cinofila antidroga, passa la proposta della Lega, il comandante sono perplessa, ha dichiarato. Passiamo al Messaggero, la sfida alla seconda ondata. Il virus allenta la presa, ma il rischio ora è l'influenza. De Fino della USL Umbria 2, si teme un picco influenzale prima di Natale, attualmente positivi, in calo per il terzo giorno invece. A fronte di 386 nuovi casi, liberati 638 guariti. Il giallo dei degenti negativi all'ingresso in ospedale e poi risultati positivi, riporta dunque il Messaggero. I 386 casi di ieri sono stati scoperti a fronte di 4.331 tamponi con un tasso dell'8,9%. Casi attivi con Lombardia, Valle d'Aosta, provincia di Bolzano, l'Umbria è tra i territori in cui scende il numero degli attualmente positivi, meno 3,8%, decessi. Nello stesso periodo le vittime di Covid sono salite del 62,8%, passando da 218 a 355, si legge sempre sul Messaggero. Ancora confronto tra Regione e CTS per decidere sull'ordinanza che scade dopo domani. La buona notizia, arrivano in corsia gli infermieri assunti col nuovo concorso, mentre da Todi la carenza di vitamina D ruolo centrale per la pandemia. Questo è il titolo di un saggio scientifico scritto da David C. Anderson e David Grimes, è uscito proprio in questi giorni, si legge dunque. E poi ancora un dramma amplificato dal Covid, fidanzati orco a 20 anni, donne chiedete aiuto anche attraverso i social. Perugia, la dirigente dell'anticrimine Stramandino, violenti sempre più giovani. Inaugurato lo sportello antiviolenza, l'università guerra all'indifferenza, si legge sempre sul Messaggero. Solo il 2% degli uomini ha problemi psicologici, gli altri decidono di picchiare e minacciare. Dunque il
Questo per quanto riguarda ancora il Messaggero, qui proprio l'iniziativa della Regione, Provincia e Fontana, con Fontana Maggiore vestita di rosso per dire no alla violenza sulle donne. Carabinieri la sta uccidendo ogni giorno, un'emergenza. Personale di polizia formato a capire richieste di intervento non esplicite, come la donna che ordinò una pizza baby a Torino. Intanto mascherine, coprifuoco e distanze non rispettate, 6 multe in 500 controlli, riporta il Messaggero. Quindi la didattica a distanza, gli studenti del Capitolo. Racconti tragicomici anche da scuole spagnole. In classe con la quinta A, relazioni internazionali, storie dai contatti con i colleghi dell'Erasmus. Sul rientro tutti d'accordo, sarebbe bello, ma dopo le vacanze il rischio è quello di ulteriori quarantene. A cuore aperto dalla lezione sul decadentismo, dalla prof spoglie i problemi dei trasporti, riporta il Messaggero che ha seguito la didattica a distanza del Capitini di Perugia. Ci manca la socialità, ma il problema in più per noi è che abbiamo la maturità, dichiarano i studenti. Intanto New Economy, per battere l'ansia del lockdown, inventa il sommelier online. Michele Cirocchi, nella sua cantina da spedizioniere, che ha mixato la vasta cultura del vino con gli obblighi del distanziamento. I primi passi nel vasto mondo dell'enologia li ha mossi seguendo Luca Smalzi. E poi ancora sostegno di 500 euro per i dipendenti in isolamento, dunque. Questo per quanto riguarda anche il Messaggero. Vediamo altre notizie di carattere sempre regionale. Io medico in prima linea, ho paura tutti i giorni. Francesco Rossi, collega di Stefano Brando, morto per Covid, racconta: 100 telefonate al giorno, così ci siamo organizzati. Momento di tensione, stavo per chiamare i carabinieri per far ricoverare una paziente, ha dichiarato. Maxi multa perché va cena dalla zia fuori comune, sempre nel Perugino. Ancora trasporti, il comune chiede 800.000 euro dopo il riequilibrio sul millimetro, resta il gap sul resto del TPL. Palazzo Donini pensa a risanare il debito. Palazzo De Priori ha segnalato la somma nelle more del contenzioso con la Regione sul mezzo di mobilità alternativa. Anche il Corriere riporta che la TARI è aumentata di 4,7 in percentuale nell'ultimo anno. Intanto approvati oltre 80.000 euro di debiti fuori bilancio. Lavori di somma urgenza presso l'edificio scolastico Comparozzi in via del Fosso e all'infanzia Arcobaleno di Ponte Valle Ceppi. Ancora da Perugia, farmaci a domicilio grazie ad AFAS e Croce Rossa. Torna il servizio promosso dalle farmacie comunali rivolto a categorie fragili, persone in quarantena e anche positivi, dunque. Quindi raccolta di prodotti pediatrici e baby care con la Fondazione Rava. E poi ancora la scheda saturimetro, strumento prezioso anche per monitorare il Covid, ricorda proprio il Corriere, anche come servano le bombole di ossigeno in questo momento assai critico. Dunque questo per quanto riguarda il Corriere. Passiamo al Messaggero di nuovo. Comune, già assalto e bonus spesa, ma scoppia anche il caso degli sfratti. 2 settimane per avere i soldi, potranno essere ritirati con la tessera sanitaria. L'assessore Cicchi del sociale: con la crisi c'è chi non ce la fa neanche a pagare l'affitto. Dunque i buoni spese in sintesi, i fondi arrivano dal decreto Ristoriter. Per i 92 comuni dell'Umbria ci sono 5,4 milioni, i fondi a Perugia ammontano 876.000 euro, è rivolta a singoli e nuclei familiari in difficoltà. Per i criteri di assegnazione c'è riferimento all'ISE, 2 settimane per rendere disponibili le risorse. A Gubbio sono circa 213.000 euro per i buoni in spesa. Dunque, come si organizza Palazzo dei Priori per gestire gli 876.000 euro del governo? Si apre un altro fronte, scrive proprio ancora il Messaggero. Intanto è morto il notaio Paolo Biavati, uno dei professionisti più noti del settore a Perugia. Il cordoglio anche del sindaco Romizzi. Segnalano invece un abbandono di rifiuti, la polizia locale individua l'autore, sempre nel Perugino. E poi caos, procure, cittadini contro Palamara. Al via l'udienza preliminare contro l'ex pubblico ministero accusato di corruzione per viaggi e ristrutturazione di casa. Favori legati anche alle nomine, oltre alle associazioni consumatori anche il Ministero di Giustizia e Conte chiedono di essere parte civile. Super controlli invece antiterrorismo, bloccati 20 pregiudicati, legge tra Perugia ed Assisi proprio i controlli. Fontivegge, pusher in giro durante il coprifuoco. E poi ancora polizia locale, unità antidroga, iter avanti con qualche dubbio, si legge proprio
sul Messaggero per quanto riguarda le ulteriori notizie di carattere regionale. Passiamo allora ai comprensori e lo facciamo partendo dalla zona lacustre del Lago Trasimeno, poi vi ricordo un'ampia seconda parte con il calcio e il Gubbio Calcio in primo piano, tornata a vincere ieri in casa contro la Triestina per 1-0, e poi anche volley con il ritorno anche qui al successo della SIR Perugia sul campo di Milano. Ma continuiamo con le notizie dai territori, la nazione, ascoltiamo le donne perseguitate. Da Città della Pieva Magione, così i centri antiviolenza aiutano le vittime di un fenomeno che non si ferma. Si legge sulla Nazione. Da Assisi invece, raccolta fondi per aiutare la Caritas, sempre più poveri a causa dell'emergenza sanitaria, volontari a sostegno di chi è in difficoltà. Promossa l'iniziativa da Società Culturale Fortini e Centro di Volontariato Sociale di Assisi. Dunque, andiamo a Gubbio, appello ai sindaci, progetti comuni. I sindacati invitano l'amministrazione dell'Alto Chiascio a fare squadra per combattere la crisi. Le proposte: offrire lavoro e nuova occasione, agevolare la vita delle persone con la creazione di sportelli sociali. Questo dunque l'appello dei sindacati. Intanto i sant'antoniari ricordano i defunti, la famiglia si ritrova per celebrare la memoria dei ceraioli scomparsi. La cerimonia avrà luogo sabato 28 novembre alle ore 18:30 nella chiesa dei Neri. Quindi da Gualdo Tadino, il recupero dell'ex Calai sia un progetto ambizioso, il consigliere Viventi disposto a ragionare con sindaco e maggioranza ma su qualcosa di concreto, dichiara. Poi da Nocera Umbra, fiori, olive e ripulitura, così gli studenti imparano l'ambiente. Dalla scuola di Casebassa alla primaria di Nocera, dallo Sbarretti all'Anna Frank, tutti a contatto con la terra. Città di Castello, aule troppo strette, lezioni dentro il museo. Nell'anno del Covid le classi della primaria di Rignaldello vanno a scuola in Pinacoteca, si studia all'ombra dei capolavori di Raffaello e Signorelli, si legge. Il nuovo regolamento sull'utilizzo dei beni patrimoniali pubblici si sta rivelando un ottimo strumento, dichiarano proprio dal plesso scolastico. Intanto inaugurato in via Signorelli il centro antiviolenza Medusa, un sostegno anche per le donne dell'Alto Tevere, e poi pandemia, grazie sanitari per il loro lavoro. Il sindaco incontrato il commissario straordinario della USL Umbria 1 Gilberto Gentili. No alle antenne, c'è la raccolta firme sempre a Città di Castello, cittadini e commercianti scendono in campo per manifestare assoluta contrarietà ai dispositivi del nuovo gestore per la telefonia. Mentre Umbertide, Orazzi, teatrino sull'ospedale, ora bisogna cambiare marcia, chiesto di valorizzare la chirurgia ma il PD si è voltato dall'altra parte. Le parole di Luigino Orazzi, presidente di Umbertide Civica. Foligno, violenza sulle donne, i casi sono in aumento. Allo sportello comunale fino al 17 novembre sono state 36 le donne accolte, soprattutto durante il lockdown sono calate le denunce ma non gli interventi. In foto l'assessore alle pari opportunità di Foligno, Paola De Bonis. Da Norcia, no ai soprusi e discriminazioni, il vivere civile fatto di rispetto. Quindi il turismo salvato dal trimestre estivo da Spoleto, il PD sollecita la giunta a creare un piano di marketing per lo sviluppo e la promozione del territorio, rilancio necessario dopo la pandemia. La consigliera comunale PD Laureti in foto, mentre ancora per quanto riguarda Terni, neonato ucciso, ridotta la pena alla mamma. In appello si è passati da 16 a 14 anni di reclusione per Giorgia Guglielmi, l'accusa resta quella di omicidio volontario, no dei giudici alla derubricazione, si legge sempre sulla Nazione. Dunque, intanto sempre da Terni, scoperta la gang della caccia di frodo, una denuncia, Fringuelli nel mirino, vedette anticipavano l'arrivo dei controlli. Da Orvieto, cassa, la fusione preoccupa, la proposta avanzata dall'amministratore della Popolare di Bari alimenta timori anche sul fronte occupazionale. Il piano di acquisto presentato dalla cordata italo-francese manterrebbe intatta la forza lavoro, si legge sempre sulla Nazione. Il Natale orvietano comincia con le luminari, intanto festività rimodulate per il persistere della pandemia. Torniamo al Corriere dell'Umbria, ripartendo da Magione, ho sconfitto il Covid, ora dono plasma. Carlo Canalella sceglie di aiutare chi ha le prese con il virus, penso a chi è ancora sul letto d'ospedale. Quello iperimmune, per quanto riguarda proprio il plasma, serve a ridare speranza a molti. Ho deciso di diventare anche socio Avis, questo è il racconto da parte di Canalella. Andiamo ad
Assisi, commercianti di nuovo in piazza, chiedono certezze e ristori, cambia la location della protesta, li trovo. E domani alle 17 sotto la Torre Civica, dunque nel solo centro storico ci sono 200 negozi in difficoltà, ricorda proprio il Corriere. Quindi gli trovano uno spinello e gli ritirano la patente. Il 25enne è stato sorpreso dagli agenti del commissariato durante un controllo sul territorio, dunque. Mentre vescovo e sindaci della diocesi a confronto sull'emergenza Covid. Monsignor Sorrentino, mi auguro che la comunità sappia reagire facendo prevalere l'unione rispetto alle divisioni. Andiamo a Todi, PD e Todi Civica bocciano i buoni sconto per bambini, opposizioni critiche sugli acquisti ammessi dalle iniziative sulle modalità di assegnazione delle risorse. Mentre da Marciano nessuna riduzione dei servizi alla Casa della Salute e alla RSA, rassicurazione dell'assessore Taglia dopo 3 casi positivi. A Città di Castello la scuola trasferisce le aule in Pinacoteca, dunque come abbiamo visto gli studenti della primaria di Rinaldello fanno lezione vicino ai capolavori di Raffaello approfittando della chiusura dei musei. Intanto stanziati 100.000 euro per rifare le strade, a inizio 2021 partono i lavori in via dei Falegnami, via Cesare Battisti, via della Repubblica e via Caravaggio, tutte strade umbertidesi dunque. Mentre per quanto riguarda Gubbio, tornano in città dopo 122 anni 2 capolavori di Ottaviano Nelli. Il comune acquista gli affreschi dalla Fondazione Cagnola e Gazzada di Schianno in provincia di Varese. Recuperiamo beni di inestimabile valore, ha detto il sindaco Filippo Stirati. A Nocera Umbra, premio Mauro Chiocci 2020 alla Corale Santa Cecilia, mentre da Gualdo Tadino Confcommercio chiede lo stop di imposte e tributi. Il presidente Pucci, imprese allo stremo, il comune ci venga incontro cancellando le tasse. Mentre nelle brevi Caritas a Gualdo Tadino raccolta libri per gli studenti in difficoltà, mentre per la cultura a Gubbio si parla a Roma del Palazzo Ducale, dunque si legge sempre nel panel previsto dalle ore 15 alle 16, appunto si parlerà proprio a Roma di Palazzo Ducale. Andiamo a Foligno, marito e moglie si riabbracciano dopo un mese di rianimazione. Doriano Bosi, 69 anni, e Assunta Busti, 66, erano stati ricoverati in intensiva, lui a Terni, lei a Perugia. Ai negazionisti vorrei chiedere di leggere bene la nostra storia, ha detto proprio Doriano. Quindi asilo nido Prato Speraldo invece chiuso fino al 3 di dicembre dopo un caso di positività, e negli ultimi 9 anni sono stati persi 1223 residenti. Al 31 dicembre la popolazione era di 56.939 unità rispetto alle 58.162 del 2010. Nel 2019 i morti sono stati 616 a fronte di 368 nuovi nati, questi numeri demografici di Foligno. E poi i Melanconia, grandi protagonisti nello show di Sky X Factor con le canzoni Hunter, che è una cover dell'islandese Björk, e invece il singolo Alone da loro portato proprio sul palco del Talent per conquistare le semifinali. La band sarà impegnata questa sera con il 5° live del Talent su YouTube. Il singolo Leon vola con oltre 1 milione di visualizzazioni. Umbria protagonista su X Factor, in corsa per la vittoria di fatte pure il perugino Blind, Cuore Nero e Cicatrici, i suoi 2 singoli conquistano il web. In foto invece Benedetta Alessi, frontwoman del gruppo Folignate dei Melanconia. Intanto riparati il guasto alla conduttura che serve 150 famiglie di scaffali. I tecnici VUS hanno ripristinato la fornitura d'acqua che si era interrotta da domenica. A Spoleto invece peculato con fondi regionali, 3 rinvii a giudizio, a processo l'ex presidente della Calabria Mario Oliviero, l'imprenditore Mauro Lucchetti e l'ex parlamentare PD Fernando Aiello. I fatti nel minimo degli inquirenti, gli incontri di Paolo Mieli nell'ambito del Festival di Spoleto, si legge proprio sul Corriere. Intanto Tari, agevolazione al palo ma arrivano i bollettini, consiglieri di Fratelli d'Italia critici con sindaco e giunta. Mentre tempi più lunghi per la consegna della palestra dell'istituto alberghiero, fa notare ancora da Spoleto il Corriere. Ancora da Spoleto i commercianti si autotassano per installare le luci di Natale lungo le vie del centro storico. Da Terni, neonato morto, sconto di pena alla madre. Come abbiamo visto, da 16 a 14 anni la condanna che dovrà scontare Giorgia Guglielmi. Mentre ancora
da Attigliano, trovato senza vita con un coltello piantato nell'addome. Tragica fine per un albanese di 59 anni, residente proprio da Attigliano. Il corpo riverso a terra nella zona del casello della A1. Si pensa a un suicidio, gli era stata diagnosticata una grave malattia. Indagano comunque sul caso i carabinieri. In cooperativa per salvare la Treofan, si opererebbe sulla falsa riga di quanto avvenuto all'Interpan, dalle cui ceneri è nata l'attuale Ternipan. Dopo l'avvio delle pratiche per la liquidazione, i lavoratori stanno prendendo in esame una soluzione alternativa. San Gemini a Merino, oggi col conference con l'azienda e il management del gruppo AMI a confronto con i sindacati. Tesei Fioroni, massima attenzione dunque. Ancora da Terni, la polizia locale investe in tecnologia, in arrivo nuovo etilometro e body cam. E per quanto riguarda invece Orvieto, Cassa di Risparmio, la cordata italo-francese, ha presentato un piano per nuove assunzioni. Mentre da Narni, le parole di Lorenzo Lucarelli, ho fatto l'assessore nonostante il Covid. Racconta Lorenzo Lucarelli i suoi 34 giorni in isolamento a casa con quasi tutti i sintomi. Oggi per lui nuovo tampone. Questo dunque per quanto riguarda il Corriere. Torniamo al Messaggero. Todi, la prof lascia tutta l'eredità all'ospedale. Alina Ruggeri, prima di morire, aveva fatto testamento, donazione all'ospedale cittadino per la lotta al cancro. Il notaio Marco Carbonari si è rivolto all'azienda USL1, che presto riceverà due appartamenti e anche contanti. Magione, prima donazione di plasma iperimmune, si legge anche sul Messaggero. A Gubbio tornano dopo 122 anni gli affreschi del Nelli. E poi a Città di Castello, se le classi non sono sicure, si può fare lezione in Pinacoteca. Assisi invece i ragazzi del liceo Properzio diventano campioni nella sicurezza. A Foligno, regalo di Natale, donate sangue, state bene voi e aiutate gli altri dunque. Emanuele Frasconi, presidente di Avis Foligno, lancia l'idea che diventa solidarietà. La raccolta è importantissima per aiutare il lavoro degli ospedali. Ci sono esigenze inerenti al Covid e quelle dell'attività ordinaria. Dunque, caso politico, intanto fu la discussione tassa pubblicità. E poi, parlando anche del Foligno Calcio, il purgatorio dei Falchetti durerà 10 giorni, ricorda il Messaggero per quanto riguarda la Serie D di calcio. Due mondi a Spoleto invece, patto con Budapest e l'Accademia di Santa Cecilia. Nel primo CDA dell'era Baute definiti alcuni aspetti organizzativi, confermata la collaborazione con l'Accademia Silvio D'Amico, si legge dunque per quanto riguarda Spoleto. 3 a giudizio per gli incontri di Mieli, sempre relativi, come abbiamo visto, al festival di qualche anno fa. Nuova vita in quota al Vettore invece per lo storico rifugio Zilioli. Questo per quanto riguarda Spoleto, dove c'è anche ancora la questione ospedale, caso ospedale sit-in alla Micheli, si legge sempre sul Messaggero. Da Terni, piastra logistica per il vaccino, pressing su sindaco e regione, consiglieri di maggioranza in campo, valorizzare la struttura di Maratta qui in foto, stoccaggio e distribuzione, Terni soluzione baricentrica per l'Italia. Ancora focolaio nell'RSA, 30 anziani positivi, si legge per quanto riguarda Colle Rolletta. E poi ancora ex milizia vuota ma pazienti nelle Marche o in tenda, la questione tiene banco dal punto di vista anche politico con un nuovo messaggio arrivato dal consigliere regionale De Luca sul tema. E poi Natale, eppur si muove, timidi segnali positivi. Stefano Amici della pasticceria Pazzaglia, bene la campagna a sostegno del centro, mentre Michele Medori con Confartigianato, parcheggi ZTL luminarie, bisogna fare di più. Quindi la storia dalla Tasmania a Terni, la sfida di chef Montineri, dopo aver lavorato a Sydney e Londra, il ritorno a casa per lui. Quindi da Terni sempre separazioni, valutare se c'è violenza prima dell'affido dei figli. A Palazzo di Giustizia parte un progetto pilota, una raccolta dati per non sottovalutare le situazioni con abusi e maltrattamenti. Dunque una stanza per le denunce, la formazione continua, carabinieri contro la violenza, polizia anche contro la violenza. Questo non è amore, la campagna per stare sempre vicino alle vittime. Da Orvieto invece potere rosa, titola ancora il Messaggero, non solo la prima cittadina, la città delle donne. Esiste ed è sulla rupe. Roberta Tardani, la prima foto, la prima sindaca nella storia di Orvieto, Katia Sagrafena, la cofondatrice di Vetria, e poi Alessandra Piro, la comandante dei vigili urbani. Tantissimi ruoli di rilievo sono declinati al femminile, ma c'è ancora molto da fare per quanto riguarda Orvieto. Chiudiamo questa prima
parte anche con gli spettacoli. Abbiamo parlato prima dei Melancholia, che insieme a Blind saranno protagonisti stasera a X Factor, la band e invece il rapper perugino, per quanto appunto riguarda il programma di Sky 1, mentre la Nazione ricorda Sharper, maratona tra scienza e spettacolo, la notte europea dei ricercatori diventa una manifestazione online con 60 eventi ideati da tutti i dipartimenti dell'università. Da domani mattina tantissime iniziative virtuali proposte da Perugia e Terni. Sempre da Perugia il libro dell'arte in Galleria Nazionale, ancora la donazione di Onigi al Museo Archeologico e poi Bellezza in Passarella per l'edizione speciale di Miss Italia 2020, e poi anche la Nazione ricorda X Factor, quarti di finale in arrivo con Melancholia e Blind, sempre più favoriti per la vittoria finale. Chiusura di prima parte, ma dopo la pubblicità torniamo con lo sport e Gubbio e Sir Perugia in primo piano. Restate con